ragazzi, notate niente di diverso alle mie spalle? Sono tornata nella mia location originaria dove giravo i video all'inizio. Diciamo che è un po' un esperimento. Qui posso usare la luce naturale, o meglio, voglio provare a vedere come si vede con la luce naturale, perché in camera di solito uso un faro sparaflesciato in faccia. La luce è comunque poca, si vede che è molto artificiale, quindi insomma è un esperimento. Se state vedendo questo video vuol dire che l'esperimento è riuscito, altrimenti sto parlando da sola per niente. Allora, se dovesse piacermi il risultato, poi comunque cambierò molto quello che c'è alle mie spalle, i libri passeranno poi in secondo piano, insomma un po' di idee, ecco. Sono in fase creativa. Allora, non me ne fregherà una cippa di tutto questo, quindi passiamo alle uscite del mese di novembre. Ah beh, prima una cosa. Lo sapete che c'è Luca Comics in questo momento? Cioè, a Lucca c'è Luca Comics e io non ci sono. Cioè, io soffro. Adesso cominceranno poi a spammarmi su Facebook, su Twitter, su Instagram, su qualsiasi social network esistente, foto e post di Luca, di gadget, di Sailor Moon, di cosplay, e io sono qua. Ho bisogno di affetto, abbracciatemi. Allora, uscite del mese di novembre. Novembre non ha tantissime uscite dal punto di vista della quantità, ma secondo me ha grandi nomi, talmente grandi che io non li ho mai affrontati. È una vita che di certi autori di cui leggerò qualcosa di suo prima o poi, Allora, partiamo. La prima uscita del mese di novembre è Le regole dell'equilibrio di Gianfranco Carofiglio. Protagonista di questa storia è un magistrato che nel pieno della sua carriera si trova ad essere indagato a causa di una confessione di un pentito, si affida alla tutela legale di un suo amico avvocato e durante le varie deposizioni e interrogatori usciranno diverse verità e diversi fatti del suo passato. Autore che io non ho mai affrontato, se vi piace appunto a novembre esce l'ultimo libro di Carofiglio. Altra autrice della quale ho sentito parlare moltissimo è Elena Ferrante, uscirà a novembre Storia della bambina perduta, che è il quarto volume della tetralogia L'amica geniale, edito dalle edizioni EO in Italia. Anche di lei ho sentito lodi su lodi di questa autrice, non l'ho mai affrontata. Se l'avete letta, se la conoscete, fatemi sapere nei commenti insomma cosa ne pensate. La storia, se non ho capito male, in questo caso è incentrata su due amiche, Lina ed Elena, e l'autrice segue queste due ragazze da quando sono bambine a quando sono un po' più grandi. Poi, altra uscita per il mese di novembre è un autore con il quale io ho un rapporto pessimo. Allora, forse qualcuno ha già capito di chi sto parlando. Lui è Mauro Corona e il libro in questione si intitola Una lacrima turchese. E vi dico, sembra pure un libro figo dalla quarta di copertina, ma mi sono già fatta fregare con Storia di Neve che sembrava un libro figo, quindi non mi farò fregare una seconda volta. La storia, come capita spesso con, o meglio sempre, con Mauro Corona, è ambientata in un paesino di montagna in prossimità del Natale. La maggioranza delle persone sta facendo come consuetudine il presepe e una notte, improvvisamente al mattino quando si svegliano, scoprono che in ogni presepe è scomparso il bambino Gesù. Iniziano ad accusarsi l'uno con l'altro finché non scoprono che la stessa cosa è accaduta in tutto il mondo. Anche qui, questo è quello che si sa, vi dico, sembra un libro figo, però anche Storia di Neve mi sembrava un libro figo, poi sono rimasta impaltanata in quella storia 8 mesi, io non posso restare bloccata 8 mesi in un libro, di conseguenza no, mi prefiggo di non leggerlo. Comunque, se vi piace Mauro Corona, questo libro non sembra male, però non lo leggerò. Oh, anche questo autore. Altra uscita del mese di novembre è Breaking News di Frank Schatzing, è possibile? Schatzing? Allora, l'autore di cui avevo sentito parlare in passato per una saga, che ovviamente non ho letto, il protagonista di questa storia è Tom Hagen, che è un giornalista che si trova ad aver bruciato quella che era la sua più grande occasione della sua vita. Era in una missione in cui sono morti anche diversi colleghi. A distanza di anni da quel giorno la sua carriera è ancora a un bivio, è ancora bloccata. E diciamo, questo blocco è dovuto principalmente all'astio che nutrono nei suoi confronti la maggioranza dei colleghi, che lo accusano di quello che è successo molti anni prima. Non mi attira particolarmente neanche in questo caso. Sì, lo so che sembrano di gusti difficili, però non mi attira particolarmente. Se vi piace l'autore, sappiate appunto che a novembre esce Breaking News. Poi,
Oddio, allora questo è in assoluto secondo me il libro più carino che esce a novembre. È un autore che è una vita che dico lo affronterò prima o poi, e lo affronterò prima o poi anche perché ho un suo libro in libreria. Il libro che io possiedo è Espiazione, lui è Ian McEwan. A novembre esce La ballata di Adam Harry, che sembra un libro molto molto carino. La protagonista di questa storia è Fiona, che è un giudice dell'alta corte di Londra. Ha 60 anni e vede lentamente la sua vita sgretolarsi, si tuffa nel lavoro e si trova ad avere a che fare con un caso molto particolare di un ragazzo di 17 anni che è malato di leucemia e i suoi genitori non lo vogliono curare perché le cure vanno contro quello che è il volere divino secondo loro. Cioè, se il figlio è malato significa che quella è la volontà di Dio, che il suo figlio deve superare delle prove e degli ostacoli, e se loro lo curassero andrebbero contro quella che è la volontà di Dio. Questo libro sembra molto molto carino e da una vita che io voglio affrontare questo autore. Infatti avevo comprato Espiazione ancora più di un anno fa, anzi quasi 2 anni fa, e non l'ho ancora letto. Sì, faccio capochino, però prima o poi lo affronterò. Questo libro sembra molto molto bello. Altro grande autore che vedremo in libreria nel mese di novembre è Nick Horby, esce Funny Girl. Io non so perché, ma Nick Horby non mi ha mai attirato particolarmente. Funny Girl è la storia di Sophie Straw, è ambientato negli anni 60 in Inghilterra. Questa ragazza, che era una modella in un piccolo paese del nord, lascia il suo passato e la sua vita da modella per fare l'attrice in Inghilterra, e la storia è incentrata attorno alla vera vita, diciamo, di Sophie, del suo staff, quindi le varie avventure e disavventure di questo gruppo di persone. Vi dico, non so perché, ma Nick Horby non mi ha mai attirato così tanto. Poi ultima uscita, sì, siamo già all'ultima uscita. Vedete, non sono tante dal punto di vista numerico le uscite, vabbè, ho tagliato qualcosa che secondo me non era così importante, però secondo me insomma ci sono dei grandi nomi. L'ultima uscita è sempre un'autrice che ha una vita che dico che devo affrontare, in questo caso un'autrice fantasy. Ho la sua trilogia qui da una vita e a fine del 2013 avevo detto che avrei letto la trilogia delle gemme nel 2014, non l'ho ancora fatto. L'autrice in questione è Kirsten Gier e il libro che uscirà a novembre è La porta di Liv, che è il secondo libro della trilogia di Silver. Una trilogia che, se non ho capito male, correggetemi se qualcuno ha letto il primo volume, è incentrata sulle vicende di Liv, che è una ragazza che in qualche modo è perseguitata nel mondo dei sogni da una strana creatura. Qualcuno riesce ad entrare nei sogni di Liv. Questo è un po' quello che si sa. Io non ho letto il primo libro, se l'avete letto fatemi sapere se merita, se è meglio o peggio della trilogia delle gemme, insomma fatemi sapere un po' cosa ne pensate. Queste sono le uscite per quanto riguarda i libri nel mese di novembre. Vi dico, non erano tante, ma secondo me erano degni di nota, c'erano dei grandi nomi. Fatemi sapere se ho dimenticato qualcosa, come sempre integratemi nei commenti. Passiamo al cinema. Al cinema ci sono due film secondo me molto molto belli, il resto un po' una tristezza. Il primo film che esce a novembre è Interstellar, che mi attira tantissimo. Allora, dopo il successo di Gravity non potevano non riproporre anche quest'anno un film ambientato nello spazio, vista la scorbacciata di Oscar che si è fatto Gravity l'anno scorso. In questo caso il film secondo me è un pochino più fantascientifico di Gravity. Gravity era un po' più presenzioso secondo me, almeno da quello che ho visto il trailer di Interstellar. Gravity puntava molto più sulla giocare sul fatto che i personaggi erano due nel cast, quindi George Clooney e Sandra Bullock, che in questo caso è un cast leggermente più numeroso. Abbiamo anche grandi nomi comunque, da Matthew McCallin piuttosto che a Anne Hathaway, a Michael Caine, il regista Christopher Nolan, quindi insomma sembra un bel film, vi dico. Più fantascientifico perché è ambientato in questo futuro in cui il clima ha distrutto gran parte delle colture della Terra, l'unica a sopravvivere è stato il grano, e un gruppo di scienziati quindi cerca di passare questo wormhole per riuscire a vedere se nello spazio ci sono altri luoghi in cui è possibile la vita. Quindi un attimo più fantascientifico di Gravity, però vi dico, non sembra niente male. Poi il fatto che ci sia Christopher Nolan, sì, diciamo che aiuta molto secondo me. In particolare, poiché esce a novembre, non mi attira, però secondo me insomma, era giusto citarlo, è Sis Maria con Juliette Binoche, attrice divenuta famosa per il film Chocolat, Chloé Moretz, che adoro alla follia, da Dark Shadow piuttosto che a aiutatemi, Carrie, piuttosto che adesso aveva fatto l'ultimo film che è uscito il mese scorso, l'altro mese, non mi ricordo, il titolo. E poi c'è Kirsten Stewart, sì, la vampira. E sì, non è che non mi piace, a me è abbastanza indifferente, sinceramente. La storia ruota attorno a Juliette Binoche, che nel film interpreta un'attrice che si trova ad avere a che fare con Chloé Moretz, che interpreta, che nel film anche lei è un'attrice che interpreta la vita di Juliette Binoche. Non si è capito un cavolo, vero? Ma insomma è un po' difficile da spiegare, il trailer è insomma abbastanza
cioè, un po' più chiaro. Kristen Stewart interpreta la parte dell'assistente di Juliette Binoche, praticamente, e sembra che Juliette Binoche abbia una sorta di attrazione fisica verso Kristen Stewart. Questo è un po' quello che si sa. Vi dico, non mi attira particolarmente e adesso vi ho fatto solo un gran casino, ma se vedete il trailer è leggermente più chiaro del casino che ho fatto io. Poi, altro film che esce a novembre è Scemo e più scemo 2. Cioè, ragazzi, parliamone, c'era davvero bisogno di un scemo più scemo 2? Cioè, c'era davvero bisogno di scemo più scemo e poi c'era davvero bisogno di scemo più scemo cominciò così e adesso c'è bisogno di questo? Altro film che esce a novembre invece è Hunger Games, Il canto della rivolta, la prima parte dell'ultimo libro della trilogia, se non diviso più in due parti. Non mi soffermerò a criticare e polemizzare sulla campagna di minutrie di marketing che hanno voluto fare, dovevano guadagnarci quindi hanno diviso il libro in due parti. Non sembra male certe scelte stilistiche, insomma, non sembrano male. Ho visto il trailer e mi piace molto il fatto che giochino su due colori, quindi il nero e i colori scuri per Katniss e per il distretto 13, il bianco, colori chiari, pettinature alquanto pulite per i ragazzi che sono stati rapiti dal distretto 12. Sono curiosa di vedere Pita, cioè l'attore che interpreta Pita, perché nell'ultimo libro Pita fa un cambiamento non indifferente, secondo me non è così semplice da interpretare. Insomma, io andrò sicuramente a vederlo, non ho mai fatto mistero che abbia amato particolarmente, insomma, questa trilogia, ho fatto anche un video in cui, insomma, l'ho apprezzata. Di conseguenza sì, andrò al cinema a vedere anche l'ultimo film di Hunger Games. Come sempre, se ho dimenticato qualche film che secondo voi è importante, integratemi in info box. No, in info box voi non potete, integratemi nei commenti, sono fissata che voi possiate commentare in info box. Ragazzi, anche per questo Book News è tutto. So che è una un pochino più corta, un pochino più semplice degli altri, però come questo mese va un po' così. Ragazzi, a presto al prossimo video e buona giornata. Voglio andare a Lucca!